Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i fantastici cookies americani. Queste meraviglie sono veramente qualcosa di magico, perché al loro interno contengono lo zucchero di canna che dà un leggerissimo retrogusto di caramello, la frutta secca che dà una nota croccante in più e la farina di mandorle che completa il tutto sprigionando il loro sapore. Sono veramente qualcosa di straordinario, si possono mangiare in qualsiasi momento della giornata. Inoltre sono facilissimi e velocissimi da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 150 g di farina 00, 80 g di farina di mandorle, 120 g di burro morbido, 90 g di zucchero di canna integrale, 100 g di misto di frutta secca, ossia noci, noci macadamia, mandorle e anacardi, 85 g di gocce di cioccolato, 4 g di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di semi di vaniglia bourbon, un pizzico di sale e 2 uova piccole. Per prima cosa prendiamo il nostro burro morbido, lo trasferiamo in una ciotola bella capiente. Poi, aiutandoci con un frustino, lo lavoriamo per bene finché non diventa una bella crema. A questo punto possiamo già aggiungere tutto lo zucchero e mescolare per bene finché il tutto non sarà un composto omogeneo. Giunti a questo punto, aggiungiamo un uovo alla volta e continuiamo a mescolare. A questo punto possiamo iniziare ad aggiungere le nostre polveri partendo dalla farina 00. E quando vediamo che non riusciamo più a mescolare bene il tutto con la frusta, andiamo con le mani. Ora aggiungiamo i restanti ingredienti, ossia la farina di mandorle, il misto di frutta secca, mescoliamo leggermente, le gocce di cioccolato. Mescoliamo ancora un po', il lievito per dolci, l'estratto di vaniglia bourbon e il pizzico di sale. Mescoliamo tutto per bene finché non diventa un composto omogeneo. Noi, prima di aggiungere il nostro misto di frutta secca all'impasto, le abbiamo tagliato il tutto grossolanamente. A questo punto prendiamo la pellicola alimentare trasparente, la mettiamo sopra il nostro impasto e lasciamo il tutto riposare in frigo per un'ora, un'ora e mezza. Dopo un'ora di riposo in frigo abbiamo preso il nostro impasto, prendiamo delle porzioni di impasto più grandi di una noce, aiutandoci con le nostre mani le schiacciamo un po', le mettiamo bene distanziati, poi cuociamo tutto a forno normale 180 gradi per 10-12 minuti, ossia fino alla doratura. E dopo 12 minuti di cottura togliamo i nostri biscotti dalla teglia e li mettiamo su una griglia a raffreddarsi. Ma guardate come sono venuti bene i nostri biscotti, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di cookies americani. Ragazzi, sono veramente spettacolari. Si sente perfettamente il retrogusto della farina di mandorle. Poi c'è il cioccolato, ragazzi, meraviglioso. E la frutta secca che dà la parte croccante che completa il tutto. Infine si sente quel leggero retrogusto di caramello che dà una spinta in più al nostro biscotto. Insomma ragazzi, sono veramente stupendi, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata! Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!